pomeriggio e benvenuti nella mia cucina. Finalmente ci ritroviamo sullo schermo. Quando abbiamo messo il post, tantissimi messaggi in privato: finalmente, finalmente, ma che fine avevi fatto? Io ci sono e vi seguo dietro le quinte. vediamo un po' oggi cosa accade, cosa ci sarà, cosa accade nella mia cucina. Ciao, ciao Pino, Teresa, ciao Annarita, taggate tutti perché oggi sarà una live particolare, quindi andremo a vedere insieme alcuni segreti di Magic Cooker, ma nello stesso tempo lanceremo una promo bomba, esplosiva. Pensate che tutta Italia la lanceremo tutti quanti allo stesso orario. È una promozione dove abbiamo pochi pezzi a disposizione, quindi appena iniziamo voi subito trovatevi pronti a mettere ok, contattami, così vi contatterà lo staff Magic Cooker, oppure contattate direttamente la vostra referente. Io sono ritornata nella mia cucina, sono ritornata con Magic Cooker, ci sono sempre, vi seguo, sono dietro le quinte insieme ai miei collaboratori, allo staff, ai miei colleghi che lavoriamo insieme, ma visto che il mondo di Magic Cooker è in continua crescita, diamo spazio ai nuovi talenti, così che anche loro vi fanno vedere quante ricette riescono a realizzare con Magic Cooker. Io vi posso soltanto dire una cosa, che più passa il tempo e più sono innamorata del mio sistema di cottura. Vi posso garantire che Magic Cooker realmente ha cambiato la mia vita. Io dico che è il coperchio magico, magico perché ha rivoluzionato la mia cucina, magico perché mi ha permesso di lavorare da oggi da casa, quindi pensate che mentre pulisco casa, gestisco famiglia, riesco comunque a guadagnare del denaro. Questo è il mondo virtuale che ci permette di utilizzare il nostro Magic Cooker, e nello stesso tempo vi posso dire che è magico perché grazie a Magic Cooker io sto risparmiando tantissimo sulle bollette. Infatti avevo chiesto a mio marito di prendermi la bolletta perché ve la volevo far vedere, però purtroppo è arrivato tardi dal lavoro, sapete come sono i mariti, ma ve la posterò comunque, ve la metterò su questo gruppo, perché è arrivato direttamente sul conto corrente bancario, doveva stamparmi la ricevuta. Ma voglio farvi vedere perché in questi giorni sto vedendo la gente super preoccupata perché le bollette stanno aumentando vertiginosamente, gente che una volta pagava 150-200 euro, oggi è il doppio, 400 euro, 500 euro, è veramente esagerato perché gli stipendi sono sempre gli stessi, ma purtroppo i beni primari e le bollette in questo caso aumentano in modo vertiginoso, e questa cosa sta spaventando veramente tutto il mondo, non soltanto l'Italia. E ecco perché siamo qui innanzitutto per dirvi che chiunque di voi vuole guadagnare qualcosina in più, quindi oltre al proprio lavoro, se già svolgete un'attività, ma avete bisogno, perché penso che in questo periodo 50, 100, 200 euro in più fanno comodo a tutti, scrivete ok, perché siamo in fase di ampliamento, stiamo cercando collaboratori, vogliamo formarli proprio perché abbiamo bisogno di estendere sempre di più Magic Cooker, perché possiamo dirvi, e siamo orgogliosi di questo, che la nostra azienda è in forte crescita. Un'azienda italiana che sta ampliando capannoni, che sta assumendo nuovo personale, proprio perché in questo momento Magic Cooker sta avendo veramente un successo strepitoso. E colgo anche l'occasione, intanto che vi collegate, per scusarci per i ritardi nelle consegne, perché ahimè non riusciamo veramente a produrre, in quanto stanno arrivando veramente ogni giorno tantissimi ordini. Perché? Perché Magic Cooker oggi ci aiuta veramente a risparmiare tantissimo. Io oggi andrò a realizzare due cotture effetto forno, dove farò un tipo di cottura col mio kit forno e spiegherò il perché lo farò qui, e un'altra cottura invece la andrò a realizzare con la mia fantastica lasagnera. Qual è la differenza e perché ho deciso di utilizzare questi prodotti? Innanzitutto parliamo di due prodotti in promo, di cui questa, la lasagnera, oggi è a sottocosto per pochi pezzi a disposizione. Ma utilizzo queste cotture proprio perché voglio andare un attimo a sensibilizzare il risparmio con Magic Cooker. Qual è la differenza tra i due sistemi? Magic Cooker oltre a sostituire ben 8 elettrodomestici, va anche a sostituire il forno. Utilizziamo il nostro fantastico kit forno, che è un brevetto Magic Cooker, non è un semplice pentolone di alluminio come qualcuno pensa, ma come potete vedere ha la forma
sotto scende leggermente ad uovo, perché cosa mi permette di fare? Mi permette di avere all'interno un calore come se fosse un forno termoventilato. E poi la mia lasagnera, grazie al mio Magic Cooker in criocasting, mi permette di fare tantissime cotture, ma anche l'effetto forno. Il mio kit forno lo vado ad utilizzare per tutto ciò che è un lievitato, quindi cornetti, ciambelle, pan di Spagna, chiffon cake, Danubio, tutto ciò che deve lievitare, oppure se devo andare a preparare due o tre cotture, quindi voglio fare, esempio, una lasagna, voglio fare una ciambella o un secondo o un contorno, io posso mettere più teglia all'interno usando dei distanziatori che trovate comunemente in commercio. Utilizzando il mio Magic Cooker posso fare anche più cotture. Mentre la mia lasagna cosa mi permette di fare? Mi permette di realizzare di tutto, dai primi ai secondi ai contorni, ma anche ai dolci. Io ho realizzato una gustosissima Kinder fetta al latte con la mia... Ho detto Kinder, non dovevo. Ormai l'ho detto. Ma mi sembra che ho anche postata la fotografia con la fantastica lasagnera. Quindi la mia lasagnera non è solo un forno dove posso realizzare dei dolci che non siano grandi lievitati, ma è anche una pentola con un coperchio che mi permette di realizzare anche dei primi, dei secondi, un polpettone con delle patate, un roast beef, una grigliata, veramente qualsiasi cosa, ci puoi anche friggere, quindi questo lo vogliamo dire. Allora, intanto io inizio. Inizio con... io ho preparato, ve lo faccio vedere, il mio Danubio, a grande richiesta da Chiara Dante che mi ha detto: mi fai di nuovo il Danubio colorato? Ok, questo è un Danubio, ovviamente l'ho dovuto preparare prima perché ha bisogno di una lievitazione, poi posterò la ricetta, dove all'interno abbiamo nelle palline bianche cioccolato cioccolato al latte, nella pallina scura invece abbiamo cioccolato bianco, quindi è molto molto calorico ma super gustoso. È un lievitato, quindi essendo lievitato io non posso farlo qui dentro. Perché? Perché lievitando, voi sapete bene che il mio Magic Cooker mi va ad aumentare ancora di più il volume all'interno, rischierei di non farlo cuocere bene. Quindi in questo caso di cosa ho bisogno? Ho bisogno del mio kit forno. Prendo il mio kit forno e guardate un po'. Ora io voglio fare alcune domande, mi farebbe piacere che voi rispondete, perché tanto io vi leggo. La prima domanda che vi faccio: qualora voi dovete realizzare un Danubio o dovete realizzare una ciambella o un pan di Spagna, mettiamo l'ipotesi che non avete Magic Cooker, che siete ancora sfortunate da non avere Magic Cooker, ma andate ad utilizzare il forno di casa, quanto tempo prima dovete preriscaldarlo? Vediamo chi mi risponde. Vediamo chi mi risponde. Minimo 10-15 minuti a 180 gradi, giusto? Quindi io avrò il forno acceso 10-15 minuti a 180 gradi. Io lo dico sempre, sono un po' la zia di Checco Zalone, non so se avete visto il film, che mentre girava la corrente lei è svenuta, è stata male, stava per morire. Io sono un po' come lei, perché solo a pensare che mi sta il forno acceso a 180 gradi per 15 minuti, pensate che consumo ho, quanto spreco ho e quanti soldi ho consumato. Stamattina mentre facevo la spesa mi diceva una signora: non si possono più comprare le merendine perché sono arrivate a costare 3-4 euro. Dice: no, in una settimana sono finite. Mentre mi vado a fare una ciambella a casa, tanto le uova me le porta il mio suocero, la farina non manca mai, il latte non manca mai. E io gli ho detto: signora, ma lei non ha fatto un altro conteggio? Mi ha detto: quale conteggio? Lei non ha conteggiato il forno. Che per fare una ciambella il forno sta acceso circa un'ora tra preriscaldamento e cottura, e lei quello non lo considera. In questo periodo dove ci sono dei rincari su luce e gas, ahimè, non so quanto convenga fare una ciambella. Invece io col mio Magic Cooker sì, perché guardate cosa vado a fare. Innanzitutto io vado a mettere all'interno del mio kit forno la griglietta o l'omino, quello che trovate in dotazione. Non pensate che sia una classica griglia o sia un classico omino, perché l'altezza è stata brevettata e studiata dalla nostra azienda per fare in modo che ci sia un riciclo di aria costante che possa cuocere perfettamente. All'interno io vado a mettere il mio Danubio. Ok. Sono a fiamma spenta. Un'altra cosa che voglio farvi notare è che io sto usando un fornellino da campeggio, quindi parliamo di un fornello di 5 cm e lo vado a mettere con una fiamma media, quindi non una fiamma alta, non una fiamma troppo bassa, ma una fiamma media. Ok? Perfetto, vado ad inserire il mio kit forno.
Ok, e vado a coprirlo col mio Magic Cooker. Quindi che cosa ho abolito? Innanzitutto ho abolito il forno a 100, il preriscaldamento da forno. Io volevo farvi vedere la bolletta, come dicevo prima, perché io nei 2 mesi ho consumato solo 180, 170 euro, neanche 180. E vi posso garantire che per me non ho consumato niente, perché io ho l'asciugatrice tutti i giorni che comunque gira, la lavatrice tutti i giorni, l'aspirapolvere, le luci in casa, il giardino la sera a un certo orario si illumina da solo, quindi sono dei consumi che io ho come in tutte le case, no? Ma siccome uso molto gli elettrodomestici che non siano da cucina, comunque sia tutti dicono ma l'aria condizionata, i riscaldamenti, è tutto a corrente a casa mia. Vi posso garantire che statisticamente, perché ho fatto delle ricerche e poi mi sono consultata con degli esperti, la maggior parte dei consumi oggi avvengono dalla cucina, perché ormai tutti quanti noi abbiamo lavatrici di ultima generazione, aspirapolvere di ultima generazione, abbiamo le lampadine a basso consumo, quindi tutti quanti abbiamo ormai comprato elettrodomestici a basso consumo. Ma vi spiegate il perché questo aumento vertiginosamente, nonostante l'aumento che comunque purtroppo c'è? Perché la maggior parte dei consumi avvengono in cucina. Noi pensate, quando cuciniamo, accendiamo il forno, preriscaldiamo il forno, dobbiamo preparare un piatto di pasta, quante pentole sporchiamo, quanti fornelli sono accesi, per non parlare della domenica, dove siamo lì a preparare il primo, il secondo, il contorno, la lasagna, il dolce e quel forno che sta tutta la mattinata acceso. Beh, io con Magic Cooker questi consumi, questi sprechi non li ho e quindi sono sempre più contenta e orgogliosa del mio sistema di cottura. Intanto che il mio Danubio si va in cottura, vado a realizzare nella mia lasagnera degli gnocchi al gratin, quindi effetto forno. Anche qui voglio farvi alcune domande, mi farebbe piacere però che voi mi fate compagnia e rispondete con me. Dobbiamo realizzare degli gnocchi, quindi quante pentole dobbiamo sporcare? Aiutatemi, ditemi se sbaglio, una per il sugo, giusto? Voi scrivete, intanto che io menziono, un'altra per cuocere gli gnocchi, quindi una seconda pentola dove mettiamo l'acqua, quindi sono già 2 pentole da sporcare con 2 fornelli accesi. Terzo è il forno, perché dopo cotti noi dobbiamo metterli un attimo nel forno a fare l'effetto gratin. Vi confermate? O sto dicendo una fesseria? Sì, mi dice Giusy Cappelli. Voilà! Perfetto! Quindi noi dobbiamo andare a sporcare, Stella Argento mi dice la stessa cosa, 2 pentole, quindi 2 fornelli accesi, 2 sprechi di gas o corrente, dipende se abbiamo un piano a induzione o fornello a fiamma, più il forno. Io vi farò vedere che in più il sugo deve cuocere minimo mezz'ora, l'acqua per da portare a bollore impiega circa 15 minuti, gli gnocchi diciamo che è un piatto veloce, quindi un altri 7-8 minuti, più il forno altri 10 minuti, noi per fare degli gnocchi al gratin, oltre a sporcare 2 pentole e un forno, noi abbiamo bisogno quasi di poco più di mezz'ora. Io vi farò vedere che realizzerò degli gnocchi in circa 10 minuti, sporcando una sola pentola senza utilizzare il forno. Allora, io inizio. Mi sono preparata già della gustosissima cipolla di Tropea, perché ovviamente qui non può mancare essendo in Calabria. Quindi mi vado a mettere la cipolla, ovviamente la quantità è a vostro piacere e gradimento, dove mi vado a mettere un po' di olio. Anche questa fase la voglio spiegare, perché con Magic Cooker noi non andiamo a soffriggere. Alla calabrese, stai soffrendo, non dovete soffriggere, ma andiamo ad insaporire. Perché il nostro coperchio non soffrigge. Acceso, ok. Anche qui sto usando un solo fornello da 5 cm con una fiamma media. Quindi io vado a fare l'insaporimento della cipolla, messo veramente pochissimo olio e copro per il mio Magic Cooker per circa 1-2 minuti. Dopodiché, siccome io ho la mamma che mi vizia, quindi la passata di pomodoro io non la compro perché me la prepara la mia mamma, utilizzerò questa passata di pomodoro, ma è come se fosse quella che voi comprate al supermercato. Questa è un pochino più buona perché ovviamente è fatta con pomodori nostrani, quindi senza conservanti, ma tranquillamente potete utilizzare anche una classica passata che voi comprate al supermercato. Io non l'ho aperta, quindi vedete che l'aprirò insieme a voi, non l'ho messa, volevo metterla in un contenitore, ma ho pensato, le signore che mi seguono credono che io l'ho cucinato prima, e invece voglio farvi vedere che io lo apro insieme a voi. Quindi mi prendo già
lo stappo a bottiglia, ve lo faccio vedere, mi poggio qui e lo apro. Lo apro insieme a voi. Perché non voglio che mi dite, ah, ma c'è l'inganno. Ok, apro il mio Magic Cooker, ricordate il coperchio sempre in modo orizzontale, mai verticale. Qui l'insaporimento è già andato, non ho impiegato neanche i 3 minuti che vi dicevo, perché sto utilizzando una pentola in cryocasting. Voi sapete che il cryocasting è un brevetto Magic Cooker, nonché un acceleratore di cottura. Vado a mettere la passata di pomodoro all'interno. Metto ancora sugo perché voglio fare degli gnocchi super gustosi. Sto aprendo con voi, eh? No, perché a volte qualcuno può pensare, ma la signora se l'è cucinato prima il sugo. Invece assolutamente no. Però quanto mi siete mancati, mamma mia, da troppo tempo che non facevo le dirette. E io amo stare con voi. Allora, ho messo il sugo. Perfettissimo. Ripeto, io sto usando la passata che prepara la mia mamma, ma voi potete tranquillamente usare anche quella da supermercato, per noi non cambia. Vado ad aggiungere un po' di sale. Anche qua la quantità di sale deve essere veramente poca, perché a differenza del sistema normale, dove voi dovete mettere un pentolone a... Mamma mia, che ve lo dico, c'è un profumino. Andate a mettere un pentolone di acqua per cuocere gli gnocchi, quindi mettete tanto sale per poter insaporire. Nel mio caso, io utilizzando pochissima acqua, pochissimo sugo, non ho bisogno di utilizzare la stessa quantità di sale che si va ad utilizzare nel metodo classico. Questo cosa mi permette di fare? Mi permette di, per chi soffre di pressione, di circolazione, sapete bene che il sale fa bene, ma in certi casi fa anche male. Noi con Magic Cooker andiamo a limitare anche i condimenti, quindi buona salute a tavola. Intanto che il sugo un pochino, giusto 2-3 minuti, lo facciamo andare, metto il timer. Alexa, timer, sugo, 2 minuti. Ma già è andato. Qui il mio Danubio sta scoppiando. Guardate che cosa bella, che mentre il cui lievita, la fiamma è accesa, io apro il coperchio ogni volta che voglio, a differenza del forno tradizionale, dove io non avrei mai, 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 mai potuto abbassare lo sportellone del forno, perché ahimè, cosa sarebbe accaduto? Flash! Il mio dolce, se fosse stato il Danubio, che fosse stato una chiffon cake, che fosse stato un pandoro, ora che arriva Natale, un panettone, sarebbe subito... non avrebbe più continuato la lievitazione, mentre nel mio caso qui sta continuando a lievitare, anzi più alzo il coperchio più all'interno andiamo a creare sempre più camera di vapore, così che mi va a lievitare sempre di più. Ma un'altra cosa bella che noi abbiamo col nostro kit forno, sapete qual è? Che tutto ciò che noi andiamo a cucinare rimane molto morbido e soffice, perché è un effetto forno a vapore, quindi uguale all'effetto al forno termoventilato, ma grazie al vapore il dolce o il pane, quello che fate, è sempre molto morbido. Alexa, stop time, non la faccio neanche andare perché essendo cryocasting il mio sugo già... Non è stato impostato e messo un timer. Ok, qui sta già scoppiettando perché quello che vi dicevo prima, questa è la nuova lasagnera, parliamo di una nuova linea che ha il cryocasting, quindi avendo il cryocasting mi arriva a cottura subito. Se fosse stata la lasagnera del modello precedente avrei impiegato i 2-3 minuti, in questo caso invece siamo già arrivati quindi secondi, perché il cryocasting, essendo un brevetto acceleratore di cottura Magic Cooker, mi permette di ammortizzare i tempi ancora di più. Dentro al mio sugo, vediamo se riesco a farvelo vedere, si vede? Ok, vado ad inserire gli gnocchi. Vedete che io non sporco altre pentole? Ok, mi aiuto. Ok. Sono circa 2 kg di gnocchi. Qui dentro ce ne andrebbero anche di più perché è veramente molto molto grande. Ma io non ne ho messe più di 2 kg semplicemente perché poi non so a chi farli mangiare. Quindi adesso mia suocera, i miei cognati stasera mangeranno tutti i gnocchi. Loro quando io faccio le dirette sono contenti, pure i miei nipoti. Perché dicono, zia, adesso fai cose buone? Ok. Allora, vi faccio vedere, perché adesso alzo la pentola, vado a miscelare il tutto, quindi vado a far prendere gli gnocchi di sugo. No, vabbè, Magic Cooker tutta la vita. Vedete? Si vede? Ok. Ora io ho messo degli gnocchi.
gnocchi freschi. Abbiamo detto che la pasta fresca necessita meno acqua, perché la pasta secca per 100 grammi un bicchiere d'acqua, mentre la pasta fresca per 100 grammi mezzo bicchiere. Quindi abbiamo detto che sono 2 kg di gnocchi, quindi dobbiamo andare a mettere giusto 10 bicchieri. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, non arrivo neanche a 10, 7, perché il sugo è abbastanza già liquido, quindi non ne metto più. Ok, ora io, quindi non ne ho messo neanche 10, ne ho messi 7, tanto se voglio aggiungere posso sempre aggiungere. Aggiungo qualche ciuffetto di basilico, che a me piace. Ok, e copro tranquillamente col mio magic cooker. Accendo la fiamma, perché ricordatevi, quando noi apriamo il mio coperchio dobbiamo sempre spegnere la fiamma, non dobbiamo mai lasciare la pentola su gas senza coperchio con la fiamma accesa, perché il processo magic cooker non lo andiamo a bloccare. Quindi qualsiasi cosa fate, sempre spegnete il gas, alzate il coperchio in modo orizzontale, verificate la cottura, riposizionate il coperchio e riaccendete. Quindi questa è una cosa importante che va sempre fatta. Come vedete, io adesso ho acceso e gli gnocchi andranno da soli. Quindi quante pentole ho sporcato? Stella Argento ha detto, se non ci fosse stato Magic Cooker, 2 pentole e un forno. Io invece faccio tutto in una pentola. O non ho un risparmio economico, ma risparmio economico non ce l'ho solo oggi che faccio gli gnocchi, ma anche domani quando lo farò qui dentro il polpettone con le patate, ma anche domenica quando farò la lasagna con la zucca o col pistacchio, oppure quando farò la classica lasagna alla calabrese con le polpettine, o perché no, vado a fare una crostata, vado a fare un rotolone di Nutella, vado a fare un pollo con le patate, vado a fare una grigliata, qualsiasi cosa. Posso andarci a fare dei panzerotti fritti e la pentola dai 1000 usi, ma la cosa molto bella è che ricordiamoci sempre che il metodo è sempre grazie a Magic Cooker, ma utilizzando una pentola ovviamente come quella che sto utilizzando io, che ha il Cryocasting, mi vado ad accelerare ancora di più i tempi. Qui sta scoppiando, sto uscendo fuori, mamma mia che spettacolo. Vedete come alzo tranquillo, vediamo se riesco a farvelo vedere. Vedete come io alzo tranquillamente il mio coperchio? Qui sta crescendo in modo vertiginoso. Vediamo. Ok. Ho paura che mi scoppia fuori dal coperchio, perché la cosa bella, e ne parlavo con Chiara ieri, che se io l'avessi fatto nel forno tradizionale non mi vengono mai così lievitati, così nuvolosi, perché essendo un forno statico tende a seccare, di conseguenza ha una lievitazione normale, mentre con Magic Cooker qualsiasi cosa voi fate la lievitazione è sempre molto più bella. Noi abbiamo Assunta Rago, che la vedete, lei è una cake design, tutti i dolci che realizza per le sue clienti sono tutti realizzati con Magic Cooker, perché lei va sicura sia come lievitazione che come cottura, e lei racconta sempre che le sue clienti gli dicono: mamma mia, quella torta anche dopo 2 giorni è sempre morbida. Il merito sicuramente di Assunta, che è una grande pasticcera, ma sempre comunque grazie al nostro kit forno Magic Cooker, perché è veramente un valido aiuto. La cosa che vi voglio dire è che intanto che qui siamo in cottura, che poi vi parlo delle promozioni, guardate quanto è bello Magic Cooker, ma quanto è bello il nostro mondo. Io non mi stanco mai di passare il favore che è stato passato a me circa 9 anni fa, quando mi sono avvicinata a questo mondo molto scettica, ero dall'altra parte come lo siete voi in questo momento, ovviamente non online ma in presenza, e ero molto scettica di Magic Cooker, non credevo che un coperchio potesse fare veramente così tanta magia. Dal mio scetticismo sono diventata una cliente, anzi devo dirvi, voglio esservi sincera, non cliente, perché non potevo comprare i coperchi, in quel periodo stavo attraversando un periodo economico difficile, ma sono entrata per potermeli conquistare gratis. Questa grande opportunità c'è ancora, infatti oggi è stato messo un post, quindi chiunque di voi vuole un prodotto Magic Cooker gratis, perché probabilmente in questo momento non può acquistarlo, scrivete ok conquista e lo staff Magic Cooker vi metterà subito a stretto contatto con un collaboratore della vostra zona che vi spiegherà come poter conquistare i nostri prodotti gratis. Ma nello stesso tempo estendo sempre l'invito a tutte le mamme che in questo momento hanno bisogno di guadagnare qualche soldino, si avvicinano le feste
e probabilmente volete fare qualche regalo ai vostri figli, o forse a vostro marito, o anche per voi stessi. O forse volete che questa sera, quando arriva vostro marito a casa, stanco dopo una giornata di lavoro, potete dirgli: guarda, ho accettato una proposta di lavoro, continuo a stare a casa, continuo a gestire i nostri figli, non andrò mai via di casa, ma stando a casa, mentre pulisco o accudisco i nostri figli, posso guadagnare del denaro, così che ti posso aiutare ad affrontare le spese familiari. Penso che questa sera vostro marito sarà super felice. Quindi, se siete interessati alla nostra opportunità lavorativa, noi siamo in fase di ampliamento organico, stiamo cercando dei collaboratori da formare, quindi faranno parte di un'accademia virtuale, quindi ovunque voi vi troviate, noi vi seguiamo virtualmente. Vi faremo partecipare a dei corsi gratuiti dove lì vi insegneremo questa attività che vi permetterà di guadagnare del denaro in base agli sforzi profusi che voi impiegherete quotidianamente all'interno di questa attività. Per collaborare con noi non dovete comprarvi niente, quindi state tranquilli, perché è un'attività veramente sartoriale dove ognuno di noi può gestire il proprio tempo e guadagnare del denaro, ripeto, in base a quanto impegno impiega ovviamente nell'attività stessa. Qui siamo quasi a cottura, quindi tra un pochino devo chiudere perché è già cotto, sta lievitando tantissimo. Qui invece è partito il bollore, cioè io ve la vorrei far vedere, non so se riesco, ma è spettacolare. È veramente spettacolare, e poi è una pentola che io definisco grande, ma nello stesso tempo piccola, perché voi potete cucinare la quantità che desiderate, no? Io dico sempre, in una pentola piccola si fanno solo cose poche quantità, in una pentola grande posso fare il poco e il tanto, quindi è una pentola dove voi potete veramente gestire di tutto. Poi vi ripubblicheremo alcune cose che abbiamo realizzato con la nostra lasagnera, dalle caldarroste, ripeto, alla kinderfetta al latte, ai rotoloni, al pollo, alle lasagne, ai cannelloni, alle crespelle, alla pizza, alla focaccia, qualsiasi cosa. È una pentola veramente da mille usi. In super promozione oggi ne abbiamo pochi pezzi per tutta Italia, tra un po' vi dirò la promozione, quindi tenetevi pronti, perché se siete interessati bloccatevi subito l'offerta. E ovviamente voi intanto la prenotate, stasera quando torna vostro marito gli dite: guarda, oltre ad accettare una proposta di lavoro ho anche già scelto il mio regalo per Natale, quindi già io l'ho scelto, a Natale mi arriva, a Natale tu lo paghi. Ok, quindi vedete, vi diamo anche qualche segreto. Mamma mia, questo è uno spettacolo, cioè vi dico che è arrivato già a cottura. Cosa faccio adesso io? Questa è una cosa che voglio spiegare. Spesso mi dite: il dolce è cotto, il pane è cotto, ma sotto è bianco. Allora, una volta alzato il coperchio, che cosa succede? Che io stoppo la camera d'aria del calore all'interno del kit forno. Quindi cosa faccio adesso? Ho riposizionato il coperchio, lo lascio giusto due minutini, dopodiché chiudo la fiamma e lo lascio riposare per qualche minuto a fiamma spenta. Che cosa succede? Che il calore all'interno del mio kit forno non continua a cuocere, ma mi va a dorare, a dare quell'effetto dorato nella parte superiore della pietanza che io sto cucinando. Quindi ho posizionato il coperchio, quindi se voi aprite non dovete subito chiudere il gas, perché altrimenti voi quell'effetto non lo avrete mai. Ma bisogna aprire il coperchio, vi rendete conto che è già cotto, quindi cosa fate? Lo riposizionate due minuti, dopodiché crash, chiuso. Ora io non lo apro più. Quindi prima lo aprite ogni volta che volete. In questa fase, questi ultimi minuti, voi non lo aprite, perché vi permette di dare quell'effetto doratura nella parte superiore. Questa cosa io la spiego sempre, perché spesso e volentieri anche in questi giorni abbiamo letto alcuni feedback di voi clienti, dove dite: sì, tutto buono, ma mi rimane bianco e a me piace più colorato sopra. Questo è il segreto. Il segreto è fiamma spenta, e lasciamo riposare il coperchio con qualche minutino, così che mi permette di dare quell'effetto dorato sopra. Qui sta andando una meraviglia, questi gnocchi. Che meraviglia, che meraviglia! Veramente uno spettacolo. E se ci pensate, è accesa la fiamma, sì, se ci pensate io lo sto facendo tutto in una sola pentola. Ricordate che, lo ribadisco per chi è entrato dopo, la maggior parte dei consumi vengono proprio dalla cucina, perché noi iniziamo dalla mattina a fare il caffè, a preparare il latte, prepariamo il sugo per mezzogiorno, poi cominciamo a preparare la pasta, poi chi ha una famiglia più numerosa spesso e volentieri non riusciamo a combaciare i gusti e quindi ci troviamo a cuocere non solo sugo
è acqua della pasta, ma spesso e volentieri anche altre pentole, perché forse vostro marito vuole un'altra pietanza, o vostra figlia forse sta facendo la dieta e quindi vi chiede un altro tipo di alimento e voi vi trovate veramente a una cucina piena di pentole. E poi cosa succede? Che apriamo la lavastoviglie e andiamo a distillare tutto dentro la lavastoviglie e quella va pure a corrente, oltre ad acqua e detersivo. Invece con Magic Cooker questo no, quindi non usiamo neanche la lavastoviglie, non abbiamo spreco di acqua, non abbiamo spreco di detersivi. Io dico sempre che sui risparmi che noi abbiamo con Magic Cooker, dopo le prime 3 giornate che lo utilizzate, ve lo siete già pagati. Non dico il primo mese, ma già dopo le prime 3 giornate. Tra risparmio corrente, risparmio gas, risparmio acqua, risparmio condimenti, risparmio detersivi, io il mio Magic Cooker me lo sono già pagato. E la cosa bella che ci tengo a precisare è che mentre il mondo sta aumentando i prezzi, noi di Magic Cooker li stiamo abbassando. E questo perché? Perché abbiamo una missione, la nostra missione è quella di migliorare la qualità di vita delle persone. Ora non siamo dei veggenti, né tantomeno abbiamo poteri stratosferici per poter migliorare la qualità di vita delle persone, ma contribuiamo in due modi: con il nostro ottimizzatore di cucina, perché migliora realmente sulle bollette per i nostri mariti, ma migliora la nostra alimentazione con i condimenti e con la salute, ma nello stesso tempo migliora la nostra vita di noi mamme perché abbiamo più tempo a disposizione. E non solo, miglioriamo la qualità di vita delle persone che hanno bisogno, ribadisco, la possibilità di guadagnare qualcosina in più. E stando comodamente a casa, voi potete guadagnare del denaro con Magic Cooker. Quindi qualcosa, ho lasciato il coperchio aperto, qualcosa di veramente meraviglioso. Andiamo un attimo a spiegare anche un'altra cosa importante. Di che materiale è il nostro coperchio? Il nostro coperchio è in acciaio inox 1810. Inox è inossidabile. In 1810 utilizziamo il miglior acciaio in assoluto per la cucina. Per quanto riguarda il nostro kit forno, stiamo utilizzando un alluminio presso fuso alimentare, quindi non vi spaventate, ma nell'alluminio non si cucina, il nostro è alimentare, quindi certificato assolutamente dove si può cucinare. Ovviamente noi non andiamo a farci del sugo dentro, perché lo andremo a macchiare, ma lo utilizziamo solo come camera d'aria, a noi serve solo per creare il vapore all'interno, poi dopodiché voi utilizzate o le tortiere che vi diamo noi in dotazione, oppure una qualsiasi tortiera che voi avete a casa, che sia in silicone, che sia antiaderente, che sia in alluminio, a vostra scelta. Andiamo invece a spiegare la nostra pentola. La nostra lasagnera è una pentola in criocasting, polvere di diamante. È una pentola che non contiene PFOA, non contiene cadmio, non contiene nichel, non contiene piombo. Questo è importantissimo. Questa pentola come viene realizzata? Viene realizzata con delle polvere di diamante, quindi in modo naturale. È una pentola, non è interamente pietra, perché provate a immaginare una pentola, se tutta pietra andrebbe a rompere il piano cottura, perché quando l'andiamo a appoggiare sulla piano cottura cade a terra, c'è già un pezzo, un sasso quanto pesa. Provate ad immaginare una pentola così, quindi non può essere tutto pietra, ma non ci serve a noi tutto pietra. La nostra pentola è sempre in alluminio presso fuso, con rivestimenti in polvere di diamante, ma badate bene, 52 micron è il massimo che si possa dare di rivestimento e antiaderenza a una pentola. È rifinita a mano, quindi non parliamo di un prodotto industriale, ma di un prodotto artigianale. Questo fa sì che la nostra pentola abbia delle rifiniture ottimali e che nello stesso tempo mi permette di cucinare e di mangiare bene. Altra cosa importante ha il criocasting, ribadisco che è un brevetto Magic Cooker che mi permette di accelerare ancora di più la tempistica di cottura. No, vabbè, come ve lo dico, c'è qualcosa di spettacolare. Mamma mia, è un profumino. Vi racconto una cosa, perché qui la devo togliere. È super colorata. Adesso la tolgo subito. Vi dico una. Avete visto quanto poco tempo? Vi dico una cosa importantissima. Mio marito mi diceva sempre che lui non voleva assolutamente mai mangiare la lasagna col coperchio. E mi diceva: no, la lasagna col coperchio, no, la lasagna col coperchio. Vi posso dire che da quando siamo andati al mare, dove io al mare non avevo un forno grande,
quindi la lasagna la può fare col coperchio, mio marito la vuole solo fatta col coperchio, solo ed esclusivamente. Vi svelo una cosa, spesso e volentieri noi la prepariamo un po' prima perché a noi piace con le polpette, e io poi la vado a coprire con della pellicola e me la vado a congelare così con la pentola stessa. Se la devo cucinare per esempio la domenica, io il sabato la tolgo fuori dal freezer, la lascio riposare tutto il tempo e la domenica poi metto il coperchio e la porto in cottura. Quindi c'è una pentola meravigliosa dal congelatore a fiamma, ma nello stesso tempo la posso portare a tavola perché le nostre pentole sono così belle che sono anche delle pentole da portata. Allora, io prendo la mia, il mio dolce che è qua, vediamo se riesco a farvelo vedere senza bruciarmi. Opla, guardate che spettacolo, eh? Si vede? Ora lo apro. Se sono brava a non bruciarmi, già io immagino che Cinzia Tassi, perché lei mi conosce benissimo, sta pensando, mo si brucia, mo gli cade. Lo so già che lei lo pensa. Invece Cinzia, ti farò vedere la mia maestria in cucina. Oh, è come mo veramente devo farvela vedere. Ah, se non mi brucio. Io arrivo, sono così qua. Arrivo. Che dite? Eh? Si possono usare tutte le teglie che usa nel forno classico? Assolutamente sì. Guardate che spettacolo. Guardate la doratura. Eh? È o non è come un forno? Guardate che nuvola. Che spettacolo. Guardate. Non la posso toccare perché mi ustiono. Però è veramente meravigliosa. Sono stata brava? Guardate un po'. Sono stata brava? In ogni sua parte, guardate com'è ben cotta. Ovunque io giro, è bella dorata. Bella? Che dite? Aveva ragione. Ah, guardate, voglio farvi vedere. Guardate il bianco sopra come è diventato dorato. Sembra nero, ma quel nero che vedete è il bianco che è diventato scuro. Guardate come si è ben cotto. Quindi, questo per dirvi che il mio kit forno mi permette di fare di tutto. In quanto tempo l'ho realizzata? In pochissimo tempo, su una fiamma da 5 cm. Il tempo che ho utilizzato per cuocere la mia Danubio a dama mi sarebbe servito semplicemente per preriscaldare il forno. Io nel tempo di preriscaldamento ho già cotto. Che meraviglia il mio Magic Cooker. Qui è spettacolare, mamma mia. E come ve lo dico? Fra un po' ci mettiamo dentro la mozzarella. Ci sono delle domande? Io vi leggo, mi avvicino perché sono un po' cieca. Ma vi leggo. Che voglia, dice Romina, da mangiare all'istante. Bravissima. Bellissima, la fai vedere anche tagliata? Guarda, brucia, il mio problema è che scotta. Brucia. Si raffredda un pochino e dopo faccio un video mentre la apro e ve la metto sul video sul gruppo. Però se la tocco adesso mi ustiono perché è veramente troppo troppo calda. I dolci non si aprono mai quando sono caldi così. Ma dopo ve la faccio vedere perché mi vado a bruciare. Allora, altre domande? È uno spettacolo, tutto viene bene? Assolutamente sì, io vado a realizzare veramente di tutto. Faccio qualsiasi cosa, non riesco a trovare la griglia. Allora, quando lei ha comprato il kit forno, all'interno avrà trovato o l'omino, ve lo faccio vedere, avete trovato o questo omino, oppure la griglia che diamo noi, che sarebbe questa, se non mi brucio ve la faccio vedere. Oppure questa. No, è impossibile che vi arrivi il kit forno senza queste due cose. Nel caso l'avete persa, si è rotta, chiamate la vostra referente, che comunque ci sono i pezzi di ricambio e con un piccolo contributo potete averlo tranquillamente. Intanto che qui siamo già pronti alla cottura, voglio lanciarvi la prima promozione. La prima promozione è del kit forno, poi andremo ovviamente qua.
il nostro kit forno, quindi un forno termoventilato, un forno che posso portare ovunque, in montagna, all'aria aperta, se faccio un picnic, al mare, ovunque sia, e nello stesso tempo un forno soprattutto per chi soffre di allergie. Ci sono persone che sono celiache, che non possono utilizzare il forno che utilizzano a casa, questo è un forno che possono utilizzare soltanto per loro. Il nostro kit forno completo di pentolone, diciamo così, ma non è un pentolone, è una camera d'aria, insieme alla griglia o l'omino, dipende cosa vi arriva uno o l'altro, una tortiera e una ciambelliera a soli, anziché 99,90, a soli 69,90. Oppure potete averlo con il nostro coperchio Magic Cooker, oppure potete averlo con la nostra cupola. Anche in questo caso è in promozione kit forno e coperchio 35, che sarebbe questo qui, a 109,90. Tenete conto che poi questo coperchio è il 35 universale, che potete utilizzare anche in altre pentole di casa. Quindi non è il coperchio solo per il kit forno, ma è un coperchio da mille funzioni che potete veramente utilizzare per tantissime cose. Se hai già il kit forno, io ti consiglio di prenderne un altro, perché in questo momento stiamo veramente tenendo i prezzi molto bassi e può darsi che poi più là ne vuoi prendere un altro, quello si è rovinato, ne vuoi comprare un altro e ti costerà molto di più, perché purtroppo sta aumentando tutto. Noi in questo momento la nostra azienda ha deciso di mantenere i prezzi bassi perché, essendo un presidente meraviglioso, prima che arrivassero gli aumenti lui aveva fatto grande scorta di acciaio e di alluminio, quindi stiamo producendo con i vecchi prezzi, ma finiti il deposito che abbiamo di materia prima, ovviamente saremo costretti a comprare la materia prima con i prezzi attuali, e tenete conto che lì purtroppo noi non possiamo fare nulla, aumenteremo anche noi. Finché c'è scorta la stiamo sfruttando, quindi approfittate e fatevi scorta anche voi dei prodotti che già avete, che vi piacciono, vi trovate bene, ma non riuscite più a farne a meno. Adesso qui vado a mettere la mia scamorza. Oh, oh, che meraviglia! E come ve lo dico? La quantità ovviamente sembra a vostro piacere. Perfetto. Poi, siccome io sono una colosona di formaggi, no? Si vede dalla mia robustezza, vado a mettere anche un po' di formaggio. Oh, che bellezza! Ya, come a dire, è uno spettacolo, veramente uno spettacolo. Poi questo è facoltativo, quanto metterlo, se metterlo, è un vostro piacere. C'è chi non mette formaggio, c'è chi ne mette poco, chi ne mette di più, quello poi ovviamente è una vostra scelta. Ok, vado, mamma mia, mamma mia. Ok, fra 2 minuti impiattiamo, diamo solo il tempo che si scioglie il tutto. Intanto che qui va, vi parlo di questa promozione. Siete pronte? Siete pronte? Intanto mandate l'ok per il kit forno prima che rimanete senza. E ora qui vi dico, ne abbiamo solo 700 pezzi. Solo 700 pezzi per tutta Italia. Quindi capite bene, lo stiamo lanciando tutti allo stesso momento. Qui è la sorte di chi arriva prima. Mi scuso anticipatamente a nome dell'azienda se qualcuno chiederà la promozione, vi dobbiamo dire purtroppo non c'è più, come è successo settimana scorsa con alcuni prodotti, perché purtroppo non dipende da noi, finiti quelli, finiti tutti. Se hai già la lasagnera, prenditene un'altra, perché come ben sai, guarda, io ne ho due, veramente ne ho tre, l'altra lì dentro, ne ho tre. Ma essendo un prodotto che utilizzo veramente tantissimo, soprattutto nei giorni di festa e la domenica, adesso lo comprate sempre, ribadisco, col concetto, con i prezzi da vecchio listino, perché abbiamo scorta in magazzino di materia prima finché non finisce. La promozione è la seguente, tenete conto che la nostra kit lasagnera da listino, coperchio e pentola, siamo su 499 da listino, ok? Ora noi vi stiamo dando, la pentola è perfetta, non presenta nessuna imperfezione, quindi una pentola perfetta. Il nostro coperchio ha 25 anni di garanzia, la nostra pentola ovviamente non ha garanzia perché è un prodotto soggetto ad usura,
Vi ricordiamo che non va in lavastoviglie, soprattutto perché è il criocasting, quindi andiamo poi le alte temperature con lo shock termico, rischiamo di esfoliarle. Nello stesso tempo è una pentola che va trattata e idratata, poi ovviamente le vostre consulenti vi diranno come fare. Acquista il coperchio Magic Cooker insieme a 4 libri di cucina. Pensate che ogni libro di cucina costa 29,90. 4 libri di cucina, quindi siamo già 3, 6, 9, 12, 120 euro di libri, più il coperchio, il tutto a 99,90. E se scrivi subito ok, ti diamo anche la pentola a soli 19,90. Quindi un'offertona, pentola e coperchio. Acquista il coperchio con i 4 libri a 99,90 e ti regaliamo la pentola a soli 19,90 euro. Non vi resta che scrivere ok, 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 muovetevi, perché 700 pezzi in tutta Italia significa che fra 10 minuti non ne abbiamo più. Quindi veramente qui è la sorte a chi arriva subito. Incoraggio anche le consulenti Magic Cooker che hanno già la lasagnera, prendetevene un'altra ragazzi, perché a questo prezzo difficilmente ritorna, ma soprattutto con gli aumenti che ci sono ritornerà, ma sicuramente in offerta con un prezzo più alto. Oggi state comprando con un listino di materia prima vecchio, quindi è il momento buono per comprare. Io mi controllo qua perché ci siamo, chiudo. E cosa va a fare adesso Veronica? Vi spiego un altro segreto. Voglio l'effetto gratinatura, quindi alzo il coperchio, giro così e vado ad asciugare la condensa che si è recata sopra il mio coperchio. Ho chiuso la fiamma, lo lascio riposare giusto qualche minuto e poi vado ad impiattare, perché i miei gnocchi al gratin sono pronti, quindi super meravigliosi. Stanno già scrivendo le ok, quindi chiedo a Katia Ferretti, Chiara, Cinzia Tassi, Palma, Carmela di contattare le signore, di metterle in contatto con le proprie referenti, perché i pezzi sono veramente pochi e ci dispiace. Io ribadisco il concetto che ci scusiamo se non riusciamo a soddisfare le richieste di qualcuno, ma purtroppo ne abbiamo solo 700 pezzi. Ok, intanto io mi vado ad impiattare, mamma mia, i miei gnocchi. Come ve lo dico? Super filanti, buonissimi, mamma mia, c'è solo tantissima mozzarella. Ok, oh, che spettacolo. Ok, ora la mozzarella fila purtroppo e non riesco a chiuderla. Riesco, riuscirò? Ma sì che riuscirò. E voilà! E il mio piatto è pronto e servito. Che meraviglia! Questo è il bello del mio Magic Cooker. Tutto pronto, tutto servito. Questi sono i miei gnocchi. Vediamo che non mi brucio. Questo è il mio dolce. Ed è super goloso. La signora mi dice, lo vedo un pochino liquido. Allora signora, le spiego, io l'ho fatto un po' più liquido perché noi lo mangeremo stasera, quindi se lo faccio dopo denso, stasera sa come sono gli gnocchi freschi, non arriveranno a tavola molto cremosi, quindi io lo lascio più liquido perché stasera poi gli andrò a dare 2-3 minuti di calore in modo tale che mi viene un attimo più denso, ok? Quindi l'ho fatto appositamente perché se lo faccio adesso sinceramente 2 kg di gnocchi poi per buttarli è peccato, quindi l'ho lasciato più liquido semplicemente per una mia strategia di cucina per stasera, mi trovo già tutto pronto. Nel vostro caso, qualora io dovessi cucinare perché dobbiamo arrivare adesso a pranzo, ovviamente mettevo meno liquido, mettevo meno acqua e sicuramente il problema non esisteva. Io in questo momento l'ho dovuto fare semplicemente perché noi sono le 5 e noi andiamo a cena stasera non prima delle 20:30, e quindi stasera io poi devo di nuovo dargli un po' di calore così che siano caldi e il sugo si va ad addensare, ok? La quantità di liquido è sempre a vostro piacere, sono qua, è sempre a vostro piacere, quindi questi sono gli gnocchi, non so se riesco a farli vedere, ok, e questo brucia tantissimo, è il mio Danubio,
che dire, Magic Cooker mi soddisfa ogni giorno di più, Magic Cooker ormai mi sorprende ogni giorno di più. Io vi lascio perché è il momento di andare a caricare gli ordini, perché già il mio telefono mentre parlo con voi mi stanno arrivando sulla tendina, ok lo voglio le mie clienti. Quindi io vi mando un bacio, grazie per essere stati con me anche oggi. Se vuoi un lavoro in più e vuoi fare in modo che questa attività possa dare anche a te la possibilità di guadagnare del denaro da casa, contatta la tua referente o scrivi a noi amministratori che ti spiegheremo in cosa consiste il nostro lavoro. Se invece ti piacciono i prodotti Magic Cooker ma sei impossibilitata all'acquisto, puoi tranquillamente contattare la nostra referente o lo staff Magic Cooker, gli amministratori che ti apriranno la raccolta punti mettendoti a contatto con la tua consulente di zona. Mi chiede Caterina Martinelli il prezzo del kit forno. Il prezzo del kit forno, camera d'aria insieme tortiera, ciambelliera, omino o griglia a 69,90, insieme al coperchio 35 a 109,90. Mentre per quanto riguarda la lasagnera è acquisto anziché 4,99 senza libri, noi vi stiamo dando 4 libri da 29,90 ciascuno più il nostro coperchio inox 1810 a 99,90, e i primi che arriveranno con gli ok avranno anche la pentola soli 19,90. Io vi mando un bacio, grazie per essere stati qui con me. Guardate come si è già addensata, signora, vede che si è già addensata? Vede che si addensa subito, ecco perché l'ho lasciata più liquida, perché gli gnocchi si addensano subito. Anzi, prendo un attimo una forchetta che ve la voglio far vedere, perché ora la signora mi ha stuzzicato. arrivo. Guardate, vedete come sono già densi? Vedete che sono già densi? Vi mando un bacio, ciao, alla prossima!